con Marco Piga, primo tempo di Arezzo Olbia, non il miglior Arezzo che abbiamo visto, ma nemmeno il peggiore. Vinci, si sta vincendo 1-0, una squadra, l'Olbia, che ha fatto veramente poco, però un Arezzo che poteva essere anche messo meglio, un risultato più rotondo. Sì, comunque un buon primo tempo rispetto alle partite scorse. La squadra mi sembra che ha approcciato molto meglio alla partita, dando un po' più di ritmo alle giocate contro un Olbia, come dicevi giustamente te, che ha pensato solo a non prendere. Schierato con un 4-3-3 con gli esterni larghi senza il trequartista, e non ha creato assolutamente nessun pericolo alla porta dell'Arezzo, e anzi, come dicevi te, potevamo anche arrotondarlo questo 1-0 che, per quanto si è visto in campo, sta un pochino stretto. Sta un po' stretto. Tra l'altro un Arezzo che qui ad Arezzo, per vedere partite un po' la meglio, qualche bel risultato, bisogna essere pochi. Meno siamo, più ci divertiamo. Sì, c'è poco pubblico. Purtroppo la partenza lenta, il non gioco, un po' di problemini che ci sono in questo periodo anche a stracampo, hanno tenuto lontano ancora una volta il pubblico. Purtroppo ad Arezzo, Marco, c'è questa, speriamo di rimanere, c'è questa moda che se la squadra non è nelle prime posizioni in classifica, a parte lo zoccolo duro, purtroppo la gente preferisce stare a casa che venire allo stadio. Però dopo si dice: ah, ma siamo sempre capaci a dare il contro da fuori. No, va bene, allora ok, ti saluto e alla prossima domenica. Grazie a voi.